Effettivamente la situazione è abbastanza drammatica, anche se sto cercando di prenderla in modo positivo. That's a big, big problem. Big, big problem. C'è veramente freddo. Altra tappa. Guardate un po' dove sono. Eccolo qua. Eccolo qua. Manno 2.0. Eccolo qua. Sono nel paradiso delle gomme. Impressionante questo posto. Arrivato in Italia, arrivato a Bolzano con la pioggia. Ora faccio una mini tappa per pranzo. Sto guidando, sono in zona Mantova. Sto scendendo a sud perché ho trovato oggi qualcuno che mi può montare le gomme che ho comprato, perché dopo le gomme dovrò montare la cella e quindi è importante che ci siano già le gomme montate per capire appunto cosa dobbiamo fare sulla cella, se c'è dello spazio da lasciare. Comunque le gomme devono essere montate e quindi ho trovato qualcuno qua di passaggio che me le può montare al volo oggi pomeriggio. E almeno un pensiero in meno, quello è fatto, e poi c'è solo da montare la cella e iniziare i lavori. Non vediamo l'ora, è ormai troppo tempo che sono in giro, pensavo di metterci molto meno tempo e invece si sono prolungate, si è prolungato molto il tempo per fare tutto l'acquisto e scendere giù. Quindi vabbè, capita, è normale quando si fanno queste cose. E quindi ora dovrò organizzarmi perché la cella non è facile da montare, siccome non ha il telaio. Bisogna costruire un telaio, che non è male come idea, perché alla fine magari si può fare qualcosa di personalizzato. Io invece inizialmente pensavo di metterci i classici telai della cella a frigo, che comunque sono abbastanza resistenti, con un sistema semi-rigido, perché io non voglio che il camion abbia la cella troppo mobile posteriormente, e quindi voglio fare un sistema semi-rigido. Per ora vediamo un po' con l'officina che mi deve montare la cella cosa riusciamo a fare. Sto togliendo i parafanghi perché altrimenti non ci stanno le altre gomme. Di qua le ho già tolti, poi andranno rimessi, ovviamente adattati alle altre gomme. È arrivato ora dal gommista. Le gomme che abbiamo acquistato sono molto grandi, quindi i gommisti hanno dovuto apportare delle modifiche al mezzo. Vogliamo ringraziare Mac Gomme per la loro gentilezza e la loro pazienza. Sebastiano mi ha raccontato che ci sono volute più persone ed un intero pomeriggio per riuscire a montarli in giornata. Grazie davvero di cuore. Step numero 1 fatto. Ora passiamo al resto. Appennino Tosco Emiliano. Ragazzi, ho fatto un po' di chilometri con queste gomme. Il mezzo è cambiato all'inverosimile proprio. Mezzo, sembra un mezzo nuovo. Sapevo di questo cambiamento, ma non pensavo così tanto. Sono veramente molto molto felice, molto felice. Ha recuperato 20 km orari e i consumi, sembra che veramente stia consumando molto molto meno. Non posso fare altro che ringraziare i ragazzi di Mac Gomme. In particolare Emanuele è stato veramente un grande. Non è stato facile il montaggio di queste gomme, perché comunque c'era ancora questa cella posteriore e quindi non è stato facile per loro. Io gli avevo detto che avevo 5 gomme con cerchi da montare, togliere le vecchie e mettere quelle nuove. Poi alla fine si è rivelata un'impresa abbastanza ardua, però alla fine ce l'abbiamo fatta grazie alla loro pazienza ed è andata benissimo. E
siamo di nuovo qua. Siamo di nuovo qua con Schlettau dietro. Sto cenando nel camion, nella zona industriale qua. Come Anna si chiama questo posto, dove ho trovato la cella. Domani mattina ho l'appuntamento presto per andare a vederla e un po' capire come montarla sul camion, perché attualmente non ha appunto il telaio, quindi andremo a vedere un po' la situazione e capire come poter montare nel modo giusto questa cella sul camion. Buongiorno. Altra notte passata nel camion, dormito nella zona industriale per essere pronto questa mattina ad andare a vedere la cella, da poter montare al più presto sul camion, perché finché non c'è la cella non posso rientrare e ho veramente voglia di rientrare per iniziare i lavori e fare tutto come si deve, tornare anche da Eli, che adesso è un po' che non la vedo, e quindi anche tornare da Eli. Niente, mi sono fermato un attimo e quindi niente, adesso vado a vedere questa cella e speriamo bene, speriamo di poter montare tutto il prima possibile sul camion. Aiuto, 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 che cosa sto facendo? Un casino. Poi vi spiegherò il perché, ora sono super, super, super di fretta. Però questa è la situazione. Targa, fari. Sto viaggiando ai 20 all'ora con la cella staccata posteriore, la cassa staccata, perché sono andato a questo posto dove mi hanno detto che me l'avrebbero presa, ma avrei dovuto smontarla completamente, quindi avevo 3 ore per smontare tutti i fari, tutto quello che era attaccato alla cella. Adesso sto controllando perché ho paura di perderla, è solo rivettata in certi punti. Sta toccando davanti. Stiamo togliendo la cassa. Mi sono dimenticato di 2 bulloni che erano qua dietro. E poi viene via tutto. Già sollevato da dietro. Buongiorno. Appena svegliato, questa è la mia situazione attuale dentro il camion. Tutti i pezzi smontati dal cassone. E dietro non c'è più. Sono tutti qua i pezzi che mi servivano, anzi, mi sarebbero serviti anche altri pezzi, però non ho assolutamente avuto il tempo di smontarli. È stato un miracolo che sono riuscito a smontare quella cassa in tempo, perché oggi è l'Immacolata e sono tutti chiusi, facendo tra l'altro il ponte di una settimana, quindi se non l'avessi smontata ieri si sarebbe rimandato tutto la prossima settimana. Mi trovo a Santa Maria a Monte, non lontano da Pontedera. Stanotte ho dormito qui e questo è il camion senza la cassa posteriore. Adesso sabato facciamo il controtelaio e poi questi sono i fari che mi sono improvvisato ieri, perché praticamente sono andato a vedere la cella e questa cella non aveva il controtelaio e ok, non aveva i 2 lungheroni sotto, e quindi in teoria lui mi aveva detto vieni qua e poi vediamo cosa fare. E invece alla fine lui mi ha detto che fino a gennaio non avrebbe potuto organizzarmi un modo per montare la cella sul camion, e quindi sarebbe stato un problema serio per me. E quindi gli ho detto che il controtelaio l'avrei cercato io in qualche modo, anche se è molto diversa, un'impresa abbastanza ardua, visto che oggi è l'Immacolata e faranno tutto il ponte. E per fortuna sono riuscito a trovare un signore a Empoli, vicino a Empoli, che
che sabato mi fa questo scontro telaio. Il problema è che quando ha visto il camion mi ha detto: io te lo faccio, ma devi arrivare col telaio nudo, ovviamente. E quindi ho dovuto ieri a mezzogiorno trovare una soluzione per smontare questo cassone. Non ho ripreso niente perché non avevo neanche il tempo per andare in bagno, e quindi non ho ripreso niente. Ma io ieri a mezzogiorno, dopo aver trovato una persona che mi facesse il controtelaio entro questa settimana, così che la prossima settimana, lunedì o martedì, posso andare là col controtelaio, lui mi mette sopra la cella. Ho dovuto trovare qualcuno che mi prendesse questo cassone. Per fortuna l'ho trovato, ecco VIP, però anche loro mi hanno detto: devi arrivare qui con il cassone completamente sbullonato. Quindi loro volevano praticamente arrivare con il muletto e tirarlo via e basta. Io per fortuna che mi sono portato quelle 4-5 chiavi con me, e con quelle 4-5 chiavi mi sono smontato tutti i fari che erano collegati alla cella, e avevo cavi elettrici in ogni dove, e mi sono smontato tutti i fissaggi di quella cassa che era montata, e tutte le cose che ho potuto salvare che mi potrebbero servire dopo. Tra l'altro avrei voluto salvare tutto il tetto, ma non ce l'ho fatta con i tempi e sarebbe stato impossibile. E quindi niente, alla fine ho salvato il possibile. Ieri sera, dopo che abbiamo smontato, che loro hanno tirato via col muletto la cassa posteriore, sono andato a cercare una soluzione per rimontare almeno i fari posteriori con le frecce. E la soluzione ve la mostro in video. Questa è la soluzione provvisoria, una staffa di alluminio con i fari fissati, 1 e 2. Tra l'altro volevo ringraziare Eurotruck perché sono stati, penso che siano sempre sotto il comune di Santa Maria a Monte, qui dove mi trovo attualmente, perché sono stati veramente molto gentili, mi hanno dato tutto il necessario per montare questa staffa provvisoria per i fari. E tra l'altro ci seguono su YouTube, non lo sapevo, e quindi mi ha fatto super piacere, e quindi li ringrazio. Se vi capita di aver bisogno di un'officina camion, tra l'altro Mattia, il figlio, fa dei camion, aerografie, elabora i camion, sono veramente molto 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 belli. E quindi se vi capita di passare in zona, a Eurotruck, in zona, sì, non lontano da Pontedera, in zona Pontedera possiamo dire, sono veramente super gentili e c'è un bellissimo ambiente in officina. Qui da Fatmir a Santa Croce in zona industriale, che dobbiamo prendere le misure per fare il controtelaio. È stato gentilissimo per farmelo via al volo sabato, in teoria domani, però oggi stiamo prendendo le misure. Eccolo lì Cinzi, e questa è l'azienda, carpentiere metallico, che tra l'altro ha anche le mie gomme qui, perché per togliere il cassone dovevo trovare un posto dove mettere le gomme. Quindi lui è stato veramente gentilissimo. Qua c'è tutta l'officina interna. Bene, hanno preso le misure e adesso stanno iniziando a tagliare i pezzi. Io dovrò iniziare a smontare invece questa piccola parte di controtelaio che è rimasta, quindi a sbullonare tutto, perché poi andranno a poggiare le C sul longheroni del camion. Quindi purtroppo sta piovendo e quindi è un po' una rottura di scatole, però dai, sta procedendo tutto come si deve. Adesso mi smonto quello e poi loro nel frattempo tagliano i pezzi. Sono qui da Eurotruck a Santa Maria a Monte, in zona industriale. Credo sia Santa Maria a Monte. Ancora una volta gentilissimi, gli ho chiesto appunto se potevano aiutarmi per cercare una soluzione nel montare una cella sul camion, la cella frigo, se sapevano qualcuno che potesse aiutarmi a tirarla su da terra per montarla sul pianale, sul controtelaio del camion.
e sono subito intervenuti nel chiamare conoscenze per poter aiutarmi, perché chi mi sta vendendo la cella inizialmente mi aveva detto che poteva montarmela lui, poi dopo che l'ho vista mi ha detto appunto che era troppo impegnato, quindi si sarebbe spostato il tutto a gennaio. Io non posso assolutamente aspettare, quindi ho deciso di cercare di organizzarmi da solo, arrangiarmi a prendere questa cella e montarla sul telaio, il controtelaio del camion. E loro sono sempre stati gentilissimi dall'inizio qui da Eurotrack, e quindi ho provato a chiedere a loro se sapevano appunto dirmi qualcuno, e adesso hanno chiamato questo ragazzo, mi dovrebbe dire un prezzo per andare a prendere questa cella e portarla qui da loro, e poi si monta assieme a loro sul camion direttamente, quindi speriamo bene. Guarda, non posso fare altro che ringraziarli per ora, perché veramente una gentilezza del genere fa sempre sempre piacere. Quindi ripeto ancora una volta, se vi capita di passare in zona, avete bisogno di un'officina, sono eccezionali. Eurotrack qui a Santa Maria a Monte. Sono appena rientrato in camion e sono l'una di notte. Prima ero qua sul camion, ovviamente, verso le 8:30. E arrivano i ragazzi dell'officina a fianco, che sto dormendo nella zona industriale qui vicino alla loro officina di Eurotrack, e si fermano e mi chiedono se volevo andare a cena con loro, quindi ho accettato ben volentieri, perché ormai sono più di 2 settimane che sono in giro da solo, quindi un po' di compagnia sicuramente non mi faceva male. Poi ho un'ottima compagnia, sono stati veramente molto molto gentili ad invitarmi a cena, e di questo veramente li ringrazio moltissimo ancora una volta. Quindi grazie ragazzi di Eurotrack, siete stati super proprio. Buongiorno, sono alle 7:30, mi sto dirigendo verso Fatmir, il carpentiere metallico. Dopo aver recuperato il telaio ieri, oggi ho deciso di andare a prendere una tinta antirruggine, perché era già stato trattato il telaio, però era già stato trattato dal carpentiere metallico con 2 mani di fondo antirruggine grigio. Però siccome domani monteremo la cella sul telaio, prima di montarla, per sicurezza mia, ho preferito andare a comprare un altro barattolo di tinta nera, che così almeno risulta dello stesso colore del telaio del camion, e dargli momentaneamente, molto velocemente, qui nel parcheggio, una mano di questa tinta nera dove andrà a appoggiare la cella domani e nei punti in cui sarà più difficile darla dopo che si è montata la cella. Lavoro finito! Sono riuscito alla fine a spostare la ruota di scorta per poter dare tutti i punti in cui non c'era arrivato dopo di aver messo la cella, poi il resto si fa con calma. Buongiorno a tutti, oggi è il grande giorno, finalmente andiamo a prendere questa cella, il controtelaio è pronto e di pomeriggio si va quindi appunto a prendere la cella e si monterà sul camion. Arrivato dalla cella, adesso questo camion caricherà la cella e poi la porteremo su Zinzi.
loro truck pronti a fare il trasferimento della cella. A Dennis, il salvatore. Non ho avuto il tempo di filmare che ero troppo in ansia per vedere. Cella appena appoggiata, adesso è da spostare e fissare. Ci sta proprio bene. Ovviamente poi riverniciata sarà un'altra cosa. Ragazzi, questa sera, dopo aver appoggiato la cella sul controtelaio del camion, i ragazzi Dennis e Romina, proprietari dell'officina Eurotruck, hanno deciso di ospitarmi nell'ufficio qua. Sono stati veramente molto molto gentili e quindi stasera non si dorme al freddo dentro il camion, ma al caldo. Qua c'è questo divano comodissimo, la pompa di calore, anche il televisore, quindi veramente grazie Dennis e Romina. E tra l'altro penso che ormai sia ufficiale, l'officina Eurotruck sarà partner ufficiale di Storie di Manu. Questo penso sia ufficiale, abbiamo cappellini Eurotruck, poi vi faremo vedere le altre cose. E con grande onore, perché è veramente una grande officina e loro sono delle persone meravigliose proprio. La mia cena questa sera: couscous, pezzo di formaggio, una focaccina in compagnia di una televisione. Ragazzi, partner ufficiale Eurotruck, anche il giubbottino mi hanno lasciato, proprio eccezionali. Grazie ragazzi, grazie a Dennis, grazie a Mattia, grazie a Davide, grazie a Manolo, grazie a Emanuele, grazie a tutti per il vostro sostegno e aiuto, che è stato veramente prezioso. Sono appena partito dall'officina, adesso andrò a recuperare i parafanghi, la cella questa mattina sono riuscito a fissarla in 4 punti, poi come arrivo a casa la fisserò ovviamente come si deve. Adesso la mia priorità era giusto rientrare in Sardegna, perché ho bisogno di rientrare in Sardegna. E quindi la priorità era quella, e ho fissato in 4 punti la cella, e poi come rientrerò si faranno delle piastre belle massicce. Ragazzi, ecco il risultato, cella messa su, tutta da sistemare, però per adesso è piazzata. Tra l'altro non vi ho fatto vedere, ma questa sarà la nostra futura casa. Questa da qui sembra molto molto piccola, in effetti non è così grande, però non è neanche piccola, dai. Questa cella è grande 3,80 m per 2,15 interni. Poi ovviamente vi faremo vedere nel dettaglio tutto il camper una volta tornato a casa. Non vi abbiamo detto inoltre che la nostra futura casa su ruote è una lei e l'abbiamo chiamata Zinzi, che deriva da Zinzigorru, in sardo significa lumaca. Infatti la sua forma ci ricorda un po' una lumaca. Sarebbe nave, ponte, garage 3AB, B, garage B. C'erano tutti quelli dello staff che volevano farsi la foto col camion. E si saluta il continente. Ora inizieranno giorni e notti di duro duro lavoro. Appena sbarcato, arrivati a casa, non mi sembra vero. Eccomi qua, appena arrivato a Olbia, mi sono fermato per prendere un paio di cosettine per sigillare e sistemare la cella, i piccoli colpi che ha, insomma piccoli e non piccoli. Quindi ho preso stucco vetroresina e adesso finalmente non vedo l'ora attorno da Eli. Ci sono quasi ad Esulo, al
un'altra mezz'oretta e sono arrivato. Cosa ti aspetti? Un po' di ansia. Come si sale?